inaugura oggi la città dei bambini, un altro traguardo per l'amministrazione che dopo 10 anni e tra poco si ritroverà appunto al voto. Sì, altro traguardo, ci abbiamo lavorato veramente tanto tempo, perché tra l'altro l'area non era neanche comunale, era un'area della regione Lazio, l'abbiamo dovuta acquisire, fare tutta una serie di procedure autorizzative, ci siamo riusciti anche a superare una serie di altri problemi e finalmente noi abbiamo potuto inaugurare, diciamo, questo bellissimo parco, grande parco, con dei giochi originali poi tra l'altro, che solo qui, per esempio l'Isola del Tesoro è la prima isola che in Italia viene collocata dentro un parco, e in questo caso dentro un parco pubblico, qui i bambini è la loro città, è il loro luogo, possono decidere loro, possono venire quando ritengono opportuno, sono liberi, non spendono nulla, cioè insieme ai genitori, da soli, eccetera, anche in un modo curato, è recintata questa grande area. Possono svolgere tutta una serie di attività in qualsiasi momento, appunto, senza dare conto a nessuno. Ovviamente devono comportarsi come bisogna comportarsi, però è un luogo dove loro possono veramente intestarselo e continuare a fruirlo nel corso dei loro anni. Quindi è sicuramente, diciamo, una bellissima iniziativa, voluta, pensata ormai da qualche tempo, da diversi anni, e finalmente ha trovato, diciamo, realizzazione proprio in questi giorni. Qui ci sono anche dei campi di sport, calcio, basket, però qui vicino c'è anche il Pala Fersini. A che punto siamo con il palazzetto dello sport? Beh, su quello siamo un pezzo avanti ormai, perché abbiamo ottenuto un finanziamento PNRR, l'abbiamo fatto diventare progetto. Questo progetto sta in corso di bando, quindi appena riusciamo a chiudere la procedura definitiva, diciamo, dell'aggiudicazione, possiamo iniziare il cantiere. Ora lì non c'è solo il recupero, c'è anche, diciamo, la messa a norma di quell'area, di quell'immobile, e tra le messe a norma di quell'area, di quell'immobile, significa allargarlo, allungarlo, metterlo a norma, anche perché era fuori norma per una serie di attività, proprio perché era pensato tantissimi anni fa. Poi è chiaro che le norme, anche CONI europee, l'avevano man mano, diciamo, superato. Poi aveva avuto un problema, diciamo, di carattere strutturale, cioè addirittura non aveva mai passato il collaudo e quindi si era ammalorato anche la parte, diciamo, della struttura. Abbiamo dovuto prendere un provvedimento di chiusura, di non utilizzo di quell'immobile, però il progetto era un progetto molto, diciamo, impegnativo sotto l'aspetto finanziario. Stiamo parlando di 7 milioni di euro che finalmente grazie al PNRR siamo riusciti adesso a fare questa svolta ed avere tra un po' di tempo, tra qualche settimana, l'apertura del cantiere. Una nuova casa per il garante dell'infanzia. Cosa cambia allora d'ora in poi nel comune di Fiumicino? Comune di Fiumicino ha fatto una grande opera con questa città dei bambini e dei ragazzi, perché ha costruito un luogo che nel futuro sarà un luogo dove bambini e ragazzi potranno giocare, esprimersi attraverso lo sport, le attività, avere un luogo in cui crescere insieme e confrontarsi. Il gioco è un fattore di sviluppo formidabile per i bambini, li aiuta a crescere, li aiuta a costruire una coscienza civica e solidarietà, perché si cresce insieme e si fanno delle attività insieme. Quindi io sono, come garante dell'infanzia, molto contenta, perché il diritto al gioco è uno dei diritti fondamentali dell'infanzia, e quindi i nostri bambini di Fiumicino, bambini e ragazzi, sono fortunati ad avere questo nuovo luogo che spero che nel futuro possa crescere ancora e che tutti quanti noi siamo chiamati a custodire per loro.